Signori, buongiorno e bentornati nella mia cucina. Oggi mi travestirò nei panni di Ernest Knam, maître chocolatier, e proverò di fare con voi una torta che non avevo mai assaggiato fino a qualche settimana fa. Poi sono andata a Valencia, me la sono trovata di fronte, mi sono lasciato tentare e l'ho presa. Oggi, signori miei, proveremo di fare la torta Red Velvet. Cominciamo immediatamente con la lista della spesa, cominciamo immediatamente con la preparazione della base della torta, la cuociamo e che Ernest Knam sia dalla nostra e ci dia una mano. Cominciamo, lista della spesa. Allora, la lista della spesa per la base saranno 150 g di burro a temperatura ambiente, che andremo a lavorare con 375 g di zucchero semolato, i semi di un baccello di vaniglia e successivamente aggiungeremo 120 g di uova, quindi sono due uova grandi, 5 g di sale, del colorante alimentare rosso liquido. Lui andava a utilizzare circa 30 grammi, io lo andrò a mettere praticamente tutto perché è quello più piccolino, più concentrato. 50 grammi di cacao che chiaramente dovremo andare a setacciare. 300 grammi di yogurt bianco intero. 375 grammi di farina 00 con all'interno 8 grammi circa di lievito. E 30 ml di aceto di vino. Allora, come prima cosa inseriamo il nostro burro a temperatura ambiente, lo zucchero, il sale, così si scioglie, i semi del baccello di una vaniglia, andiamo ad stendere con la parte di dietro, incidiamo a metà e andiamo a prelevare tutta la polpa e cominciamo a montare finché lo zucchero non si scioglie. Come sempre mi raccomando, il baccello di vaniglia non buttatelo ma frullatelo e fateci dello zucchero, mettetelo in infusione e fateci una crema, poi seccatelo, frullatelo e fateci dello zucchero, mettetelo in infusione con un alcolato così da trovarvi con un estratto alla vaniglia, non buttatelo perché costa un sacco di soldi. Man mano che lo zucchero e il burro si sciolgono, entriamo con le uova in due battute, una alla volta. Una volta vedete bello impastato e montato, aggiungiamo il colorante. Questo vedete, quello in pasta è più denso di quello che usava lo chef, lui ne aveva uno liquido. Sono 20 grammi e lavoriamo per circa 3-4 minuti. Io di questa pasta chiaramente vi lascio il link di quella che ho preso io qui sotto in descrizione, ma la potete trovare anche un po' ovunque. Dopo 3-4 minuti circa e la nostra massa che ha preso una bella consistenza, ci spostiamo sul tavolo e andiamo ad introdurre il cacao setacciandolo e con un leccapentole lo andiamo ad incorporare. Una volta incorporato andiamo ad introdurre lo yogurt, 300 g di yogurt intero, andiamo a incorporare anche questo. E una volta incorporato, che non abbiamo più sbavature, è il turno della farina con il lievito e il nostro aceto, che sarà la parte acida che attiverà il lievito. E anche qua andiamo a incorporare tutto, movimenti decisi ma delicati, così vedete non ci sono sbavature di farina. Prendiamo il nostro stampo del 20 imburrato e infarinato e andiamo a trasferire la nostra massa. Mi raccomando, lo stampo non deve essere troppo basso perché essendoci il lievito un po' crescerà, quindi se non ne avete uno alto potete prendere un ring e foderarlo con un foglio di carta forno e la inforniamo in forno caldo preriscaldato a circa 170-175 gradi in modalità ventilato per indicativamente 65-75 minuti, quindi circa poco più di un'oretta. E intanto prepariamo il nostro frosting da fare all'interno. Per il frosting, che è la crema all'interno, andiamo a mettere sempre in planetaria 700 g di Philadelphia. 700. Andiamo a mettere all'interno 195 g di burro a temperatura ambiente. Ok. La scorza di un lime non trattato, un limone non trattato o comunque un agrume. E io gli aggiungo anche i semi di un baccello di vaniglia. E lavoriamo con la foglia. Quando tutto sarà unito, amalgamato, impastato, comunque legato come si deve, andiamo ad aggiungere circa 390 g di zucchero a velo. Fatto ciò lo trasferiamo in una sacca da pasticceria, lo teniamo in frigo, così il burro rapprende, sarà quella che andrà a dare struttura alla nostra torta e basta. Una volta che la torta è pronta la sforniamo, la facciamo raffreddare e poi la tagliamo e la facciamo. Onesto, non mi aspettavo ci andasse tutto questo burro, ve lo giuro, però deve essere una bomba. Aggiungiamo lo zucchero a velo, 390 grammi,
Finiamo di unire. Dopo indicativamente 70 minuti io l'ho siringata al cuore per verificare che comunque l'interno avesse raggiunto i 92 gradi e quindi fosse cotta. L'ho fatta raffreddare, le creme si sono stabilizzate come si deve in frigo. Adesso la andiamo a tagliare in tre e la andremo a farcire. Allora, questa sarà la parte che utilizzeremo come crumble da decorare. Ha tenuto un bellissimo colore. Questa è la seconda. Questa qua era la parte di su che mi si è un po' crepata, la metto in mezzo, così tra crema e crema riusciamo un pochino a mascherarla. E poi comunque l'andremo, vedete, mettendo il frosting su, diciamo, andiamo a usarlo come collante e un po' lo riusciamo a mascherare. Mettiamo il terzo. Adesso, per aiutare a compattarla e a rendere liscia la parte esterna, la copriamo con della pellicola, andando anche a tendere la pellicola in modo che la riusciamo a livellare, e una volta fredda stacchiamo la pellicola, la portiamo in frigo. Dopo circa 2 orette in frigo il frosting si era assodato e noi adesso possiamo andare a decorarla con la parte che avevamo tenuto da parte. Facendo così anche le imperfezioni riusciamo un attimo a mascherarle. Mettiamo un ciuffo e attacchiamo una meringhetta. Santo piripillo. È veramente, 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 veramente buona. Molto buona. È una bomba in tutti i sensi, nel senso che io non sono abituato a mangiare torte in generale, quindi dolci, e questa qua picchia veramente tanto, cioè si sente che è molto pesante. È praticamente tutto burro. L'impasto assomiglia, ricorda un brownie, per farvi capire, bello umido, bello soffice, bello burroso. Hai quel leggerissimo acidulo dato dall'aceto che si sente ed è gradevolissimo. Io ho picchiato con la vaniglia nella base, nell'impasto, e ne ho messo un baccello anche nella crema. Io la amo, secondo me ci sta un sacco. È buonissimo. Puntino a mio svantaggio, errore che ho notato e sicuro avete notato anche voi: ho tagliato in maniera non uguale, non c'è una bella uniformità tra strato e strato. La crema sì, la crema bene o male sono riuscito a circa fare la stessa quantità indicativamente, l'altezza dei piani no, cioè questo qua l'ho tagliato tanto più alto e a discapito di questo, cioè se questo qua l'avessi tagliato tanto quanto questo c'era molta più geometria e molta più eleganza. Però i pasticceri sono i pasticceri, i cuochi sono i cuochi. E non è che mi stia reputando un cuoco, però non sono un pasticcere. Quindi buona grazia che sono riuscito a fare una cosa di commestibile. Io ringrazio terribilmente il maestro Ernest Knam, non vedrà mai questo video. Maestro, mi è stato di grande aiuto, ci ha offerto praticamente il dolce per me e la mia famiglia domani. Io la ringrazio. Ringrazio voi che mi avete prestato attenzione. Spero che questo video possa esservi piaciuto. Se così è stato, vi invito a supportarlo con un mi piace, un commento e a iscrivervi al canale per non perdere le prossime ricette e rimanere al passo con quelle passate. Io ho gli zuccheri che mi sono saliti alle stelle, sono felicissimo. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. È stato un piacere. Ciao.